Io ti tolgo la Switch. Perché? Dobbiamo lavorare. Vai. Metti via la Switch. Beh, io direi che... Aspetta. Vai. Ciao Ale. A tutti. Ciotolini a due T. Non si è mai capito. Come cosa non si è mai capito? Go vegan. Ok. Ditemi voi, piccola premessa. Intanto chiedo, dimmi un numero alto. 7000 forse ci arrivano. 7003. Facciamoci per tonda, 7005 e 3. 7500 like. 7503. 7500. Tanto è difficile, già fa caldo. 7500 like, 3. 3. Perché? Perché ognuno deve creare 3 account. Esatto, 3 volte 7000, 21000 quindi. Lei ha sprecato già una pagina. Lo so, ti serve per le risposte. Scrivo qua piccolina la risposta. Ok, 7703 like. Quello. Non ho capito quale vuol sia il numero e io lo riporto con i miei genitori questo video. E allora non li farò. Ci siamo sempre noi ma mascherati. Chi porta? Chi mette i baffi di due? Io. Lei. Allora, sì, perché? Pescatore grande, orecchio e ventola. Amish, guarda. Cos'è Amish? Quelli che vivono nelle... Ma fai sul serio? Mai sentito Amish? Hai presente l'amido per fare... Hashtag cavolini. Non c'entra niente. Esatto. Hashtag cavolini. Basta! Oggi ho invitato qui mia migliore amica. Del momento. Del momento. Sono io, Sabri. È mia dolce metà di D&D. Buon del momento. Del momento, perché magari uno dei due potrebbe essere portato via dalla morte. Lui. Per farvi una sfida, perché voi vi ritenete miei amici, giusto? Ah, no. Quando nessuno ascolta. Parliamone. Quando mi conviene. Quando nessuno ascolta. Vabbè, siccome in realtà si ritengono miei amici, io adesso voglio testarli un attimino, perché è facile parlare, però non vediamo i fatti. La sua migliore amica. Adesso io vi farò delle domande mie personali e voi risponderete e vediamo un po' cosa succederà. Oh, tu cosa hai scritto? Go vegan. Go. Ma hai finito lo spazio per la risposta. Go vegan. Lo scrivo qua. Sì, mi chiede la prima e il cognome. Tu vorresti la prima e il cognome? Allora, andiamo con la prima. Il mio vero nome completo. Ah, ma è già partito, io stavo disegnando. Vabbè. Cosa devo fare? Fatto! Io non ho capito la domanda! Il suo vero nome completo, Drong, finito. Non è, no, no, aspetta. Questo disegno è Giulietto. Vai, chi inizia per prima? Giulio. Prima Giulio. Allora, io ho scritto, ne sono abbastanza sicuro della mia risposta, Andrew Garcia Parisella. Aspetta, perché io ho la migliore. Ok. Andrea Parisella Maria, perché Maria. Molto spesso i genitori dedicano la gravidanza a Maria, e quindi per me sei Andrea Parisella Maria. Pensavo per mia madre che si chiama Maria Rosa. Io volevo scrivere 90 e mi è uscito 20. E quindi, Andrew. Cioè, tra Andrea Parisella e Maria, Andrea Garcia Andrew. Parisella. Andrew Garcia Parisella. Nessuno dei due, zero punti. Come ti qual chiami? Era? Io mi chiamo Andrea Stefano Parisella. Da quando? Ma era il primo nome. Avevi messo il nome del barista. Stefano il barista. È il primo nome che mi è venuto in mente. Ah, ecco. Vabbè, ma qual era il migliore tra Andrew Garcia e Andrea Maria? Il tuo non ha senso. Cosa? Garcia è bellissimo. Ma un sacco di persone si chiamano Maria. Sì. Vamonos, chica, andale. Prossima domanda, dai, questo lo sapete tutti. Sì. Cioè Sabrina la sento almeno 7 volte. Vai. Il mio colore preferito. Ok. Non guardare. Io non devo. Non me ne frega, deve essere una sorpresa. Metto anche il perché. Se mi dice il perché vuol dire che ha già sbagliato. Ti stupirò. Giulio, non copiarmi la risposta. Vai Giulio. Vai. No, parti tu sto giro. Parti tu. Il nero perché snellisce. Io il nero come la morte. Il mio colore preferito è il fucsia. Ma che omosessuale. E te l'avrò detto tipo 10 volte almeno. Ma chi qua? E tu rispondi ogni volta. Ah, anche a me. Quale maschio preferito al fucsia? A me piace il fucsia. È solare. Tra l'altro che frase ho appena avuto. Quale maschio preferisce? Per me rimane il nero perché anche snellisce. Per me perché è la morte. Esatto. Cioè io vi do un punto, ma solo perché avete messo la stessa risposta sbagliata. Cioè vai. Non era facile. Sbrava. Dai, che non mi voglio di lavarmi. Vuoi dire anche sangue a tua mamma. Chi crede? Data di nascita. Mia, logicamente. Io so l'anno. Anche io ho messo l'anno. Siete imbarazzati. Ma che amici di merda ho io? Adesso che ho sbagliato un WhatsApp. No, va a controllare il calendario. Non ti alzare da qui. Giulio, facciamo una cosa. Mettiamo almeno due date diverse. 10 secondi. Stringiamo i 9, 8, 7. Nella metà su, nella 6, metà giù. Almeno di me la metà 5, giù. 5, 4,
punti. 3. No, è impossibile. 2. 1. Pim pim pim. Mentre ti ho fatto il conteggio, ho fatto due opzioni. Un suggerimento. 18 0, no. 0, 3, no. Allora, io sono sicura 03? Sono a maggio, sono io nato. Io sono sicura che sei nata a maggio. 03. Sono sicura che sei nata a maggio, nato a maggio, infatti nata. Come puoi vedere 0590. Togli la mano. Il 5. No. Però ho messo anche l'11 nel caso. Neanche, era il 4. 18. Sapevo che era il 4, sapevo che era il 4. No, te lo giuro, è perché il 4 maggio è il compleanno anche della mia amica. Avevo detto impossibile. Cristina D'Avena? Comunque sono andata vicinissima, ho messo il 5 maggio. Appunto, mezzo punto a Sabrina. Siete 1 a 1 e mezzo. Vai! Parliamo sempre di date. Il giorno, cioè, scusa, la data. Facciamo l'anno del mio primo bacio. Quanti anni avevi o l'anno? Cosa ti cambia? Io voglio scrivere quanti anni avevi. Va bene, dai, quanti anni avevo? Ok, Sabri, cambia. Quanti anni aveva? Minchia! E vabbè. No, tu hai detto l'anno. Primo bacio, non ho detto primo limone o cose. Primo bacio. Bacio? Bacio. Tua madre magari. No, vabbè, un bacio non familiare. Bravo, bel numero. Vado prima io. Vai. Prima di tu la risposta... Ero alle elementari. No, elementari c'è ragione. No, l'asilo allora. Ok, asilo è dai 3 ai 5. Dai 3 ai 5, quindi. Esattamente la via di vi mezzo. Vi do il punto in quel. No, ho scritto sentito, qualcosa. L'ho visto prima. Cosa? Hai pure sbagliato la seconda volta. Va bene, quindi. Quindi facciamo. Dai 3 ai 5, cambia tutto. Io ho detto 4. 4. Anche io. Lì ho messo 12. E sono 12. Poi 10. Primo bacio. Chi lo dà a 4 anni? Io facevo anche altro a 4 anni. No, vabbè, immagino. Le formine col pongo facevi sì, esatto. A 4 anni. Siete pronti? Sì. Te la pesca o te la limone? Tin tun, tin tun, tin tun. Allora, pesca c'ha 5 lettere, limone ne ha una in più. Quanto ci mette? Cioè, mi fate capire, sono poche lettere. Vado io. 3, andiamo insieme. 1, 2, 3. Tè verde e Coca-Cola zero. Aspetta che aggiungo con ghiaccio e limone. Perché non riuscite a rispondere a una domanda normalissima? Perché tu non bevi il tè perché sei diabetico. Adesso, ma ce l'ho comunque uno. Se no è io ho messo pesca perché no... l'estate zero alla pesca. E invece se no lui beve l'estate zero al limone. Ha ragione lei al limone. A me piace la pesca, però quello zero mi fa schifo e lo prendo. E beve l'estate zero al limone. E quindi chi ha ragione? Di certo non una che ha scritto Coca zero. Io ma io ti ho detto scritto te vi ha detto però pesca. Ti do il mezzo punto. Ma io ti ho detto che ti piace la zero punto, limone. Due punti non siete più. Pari. Due punti a testa. Prossima domanda è. Smetti di sbirciare le domande, così ti preoccupi. È il mio cibo preferito. Dei tanti? No, ne ho uno preferito. Uno? Non lo so. Giulio, i miei amici lo sanno. Ok, fatto. Questa è un'altra cacchiata, sicuro? Io? Sì. Il primo. Le goleador. Cosa c'è? Io vado col sushi in alternativa i biscotti alla crusca. Ma fa schifo i biscotti alla crusca. La risposta era la pizza più comunemente di tutti. Non è vero, perché te quando ti chiedo pizza o sushi mi dici sempre sushi. Perché la mangio già a casa forse. Quando ci sono le goleador le mangi sempre. Esatto. No! Quindi almeno da quindi abbiamo ragione. Tre pari. Sushi con le tre pari. Io non voglio parlo sto video. Ragazzi, se volete essere miei amici. Questa, il mio vero amico la sa. Il mio titolo di studio. Completo. È lunghissimo, io non me lo completo. Ricordo. Io quello di Sabrina lo so. Perché non ce l'ha. E so anche il tuo. Perché è facilissimo. Geometra. Basta. Allora, una volta me l'hai detto ed è una cosa lunghissima. Quindi io vado col perito grafico pubblicitario in alternativo assessore al comune. Ma perché? Non è così lungo. È impossibile che sia così lungo. Io ho messo perito tecnico industriale grafico professionale torte che buone. Allora, quello assessore che si assessore al comune. Avete sbagliato tutte e due. Però quello che si avvicina di più è lui. Io? Ma come? Non sei un assessore al comune. Allora io torte ho il diabete. Torte che vuole sarà un motivo se ho il diabete. Comunque era perito capotecnico industriale. Oh, industriale! Specializzazione arti grafiche e non torte buone ma comunicazioni multimediali. Assessore ho al preso comune. Più parole io di lei. Esatto. Contiamo allora. Vai. Vai. Io ho messo. Perito. Perito. Perito lo però l'ho detto. Capotecnico. C'è il tecnico. Comune. Industriale. C'è industriale. E comune industriale. Non ci hai preso per niente. Arti grafiche? Ce l'ho. Grafico? Comunicazioni multimediali. Pubblicità? Professionale. Ma l'hai sputato! Ti stavo per dare quel mezzo punto, ma mai sputato. Vai, prossimo. L'hai quasi convinto. Allora, ti puoi rifare con questa. Vai. Però. Quando morirò? Arrivo subito.
Non andare a prendere zuccheri. Cosa sta facendo? Ma qua. Un pronostico, dov'è? No, era a tempo adesso, l'aveva scritto. Avrei scritto adesso? E è andata a prendere la torta? Sei una merda di amica. È 54, 32, 10. 5, 4. Dove? Quanto siamo tuoi amici, Andre? Questo avete le ultime due domande. Vai. Per decretare il vincitore vero e proprio. Che caldo che fa questo. Vai. Pure. Qual è il mio animale dell'oroscopo cinese? Se scrivi maiale ti arriva una testata, Sabri. Te lo dico. Ti avviso già adesso. Quindi un po'. Perché in questo video non traspare minimamente l'amicizia in un questo video. Un po' il tuo spirito guida. Ce l'ho. Esatto. Io ce l'ho. Il mio guru animalesco. Io ce l'ho. Però prima te, Giulio. Non devi disegnarlo, eh. C'è un ciulietto che ride. Vai. Io ho messo agnello o salmone. Non penso. Io ho messo dragone del fuoco Shanghai. Allora. Perché Shanghai è più. Posso cambiare la mia risposta? In white flying dragon. Il porco. Allora, facciamo che siccome io in realtà non la so. Ok. La decideranno loro nei commenti. Solo dragone del fuoco solo Shanghai. Agnello o, o salmone. O anguilla. Non esiste l'agnello o salmone. L'ultima, vai, vai. L'ultima. L'ultima. Il mio vero e unico amico serio sa. È la domanda. Stavo per dire Stefano. Anche quello della. Il barista. Della pasticceria. Ma siete stronzi. Ah, la domanda. Il mio unico vero amico barista. Sa quant'è il valore della mia glicemia in questo momento? Io 294. Io 312, siamo molto vicini. Ragazzi, sarei morto a quest'ora. Ma come, glicemia. Zacca 550? È un cane e non va bene, non dirlo perché non va bene per niente. Ma diabete. È per quello che sta lì fermo e non si muove da mezz'ora? Zacco. Io in questo momento, siccome abbiamo mangiato a pranzo un po' di carboidrati, avrò almeno 180. Sono andato più vicino io. Quindi ha vinto lui. A ribasso. Cioè, e ti dico, 180 non va bene comunque, è alta. Volevo mettere 500. Anch'io mi ero basato sulla glicemia di Zach di ieri. Ma non sono un cane io. Però Andre, metto un cuore dopo perché ti voglio bene. No, perché sono sulla tomba con quella glicemia, per quello metto il cuore. Va bene ragazzi, questo video è stato veramente imbarazzante. A quanto pare non ho degli amici che sanno niente di me. I punti come siamo rimasti? 5 pari. Che scelgono nei commenti. Andiamo a ritroso, andiamo. Ora scelgono nei commenti chi ha vinto. Io vi ricordo di lasciare un bel like e arriviamo alla somma che non mi ricordo cosa abbiamo detto. 7303. Esatto, quello. Chi vince gli regaliamo questi fondi. Anche sì. Questi. Hai vinto. Raga, un'idea. Manca solo il video di Peo. Diciamo che siamo stanchi e non lo facciamo. Andiamo a fare l'aperitivo. Se li diciamo aperitivo. Li vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Everything changes.